Pepino e il Buter. Ascoltatemi tutti quanti. Ok, grazie. Siete in un ambiente sociale, no? A scuola, all'università, in una festa, per strada, in un locale, siete in un ambiente sociale. E cazzo, vi è appena arrivata la notizia che una delle persone preferite della vostra vita sta arrivando là, a quell'evento sociale lì. E voi la amate, però non gliel'avete mai detto. Però le volete, vi piace un sacco. Questa persona vi piace un sacco. E state aspettando un po' la magia, no? Non si capisce bene se siete dei codardi o se volete solamente aspettare il momento giusto. Sta di fatto che state per aspettare il momento giusto. Volete un attimo aspettare quel momento là, perché ognuno ha i suoi tempi, giusto? E non si può dire niente su questa cosa qua. Ma i vostri tre amici con la quale siete andati fuori. Ciao Marco, come stai? Spero bene. In ogni caso ti si ama cuore rosso. Grazie, Axel. Bacino 3. Cherry. Ma siete con dei vostri amici? Tre amici. In questo evento sociale siete andati con tre amici, mi state seguendo? E questi tre amici sanno sia che vi piace questa persona qua che sta arrivando, sia che non gliel'avete mai detto. Perciò, da bravi amici, quali si sentono e sono, non lo so, vanno da... Anonymous ha donato 2 euro, quindi mi stai dicendo che sei tu che vieni alla festa? Sì, Anonymous, grazie, grazie, molto bello come messaggio. Molti dei vostri amici vanno da lei e insistentemente le chiedono a questa persona qua se questa cosa qua è ricambiata, però lo fanno i vostri amici, non voi. Questa cosa qua vi darebbe fastidio o l'apprezzereste? Scrivetemi la risposta che la leggo volentieri. Perché per fortuna lei? No, usavo i pronomi femminili perché è una persona, persona. Fastidio, fastidio, un po' cringe, fastidio, sarebbe un grosso errore, fastidio, non aspetta, non ho capito, vabbè, fastidio. È Giaguaro, buah, grazie, bello, fastidio, gli odierei un po', fastidio totale, schifo, fastidio, dipende da come lo fanno, fastidio, 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 che fastidio, brutto, brutto, fastidio, non sono amici. Ok, ragazzi, mi ha contattato Gisella e mi ha detto che si è un po' innervosita del fatto che decine e decine di voi siete andati a, insistentemente a chiedere una collab. Non ce l'ho con nessuno. Non ce l'ho con nessuno. Però vorrei mettervi nei panni di qualcuno, me, che voleva fare questa cosa qua e secondo me arriverò a farla, ma qualcuno ha messo una marcia in più senza che io lo decidessi. E io capisco il volere di fare più contenuto e di mandare avanti quello scherzo, ma non sappiamo mai chi c'è dall'altra parte. Per quanto io apprezzi il fatto che, siccome vi piace questo rapporto un po' platonico che si sta creando fra me e Gisella, grazie, grazie Simone. Non so se si poteva fare questa cosa qua, però confido in voi. Ciao Simone, ciao. Sei un grande. Eccomi qua. Perfetto.
Zeit, grazie all'abbonamento regalato a Ondaxon. Ciao ragazzi, ciao. Stavo parlando di quando ti piace qualcuno e qualche tuo amico va a dirglielo prima che lo faccia tu. Fa un po' fastidio, no? Hanno fatto i miei fan con Giselle. Vi dico ragazzi, io ero tentato, poi ho pensato ci penserà Marcolino. Ebbè, la gente non capisce che hai tutte le capacità di vederti queste cose da solo, si sentono in diritto di mettersi in mezzo senza capire, ma io lo so che l'hanno fatto per scherzo e per ridere, no? Il problema è questo, che dobbiamo comunque renderci conto di una cosa, che i cazzoni, finché siamo fra di noi possiamo farlo, no? E io posso capire che siamo dei cazzoni, che siamo dei figli di puttana, che ci piace fare i bastardi, che ci piace scherzare fra di noi, ma non sappiamo mai che cazzo c'è dall'altra parte, no? Quindi finché è una provocazione verso la Meloni, che cazzo ne so, su Facebook va bene, chi se ne fotte, ma andare a scassare il cazzo a qualcuno, mi ha detto che sono stati molto molto insistenti, quindi ragazzi, grazie perché so che non lo fate perché scassando il cazzo, non è quello. Di certo non vi insegno questo e non voglio. E so che sapete che non voglio questo. Però il risultato è veramente quello là. Ale, un bacino. Il risultato è un po' è quello là. Perciò stiamo attentini. Comunque è finita bene. Mi sono scusato sia da parte vostra che da parte mia. Anche perché io letteralmente non le avevo mai mandato un messaggio formale. Le ho solamente detto, oh, facciamo sta cosa qua in un commento. In più in due commenti. Sotto due video. Sembrava un po' creepy. Mi ha detto che sembro giovane e pieno di entusiasmo. Meno male, meno male. Meno male che sembro questo. Meno male che sembro questo. Merda, non voglio mai, mai sembrare della mia età. Voglio sempre, sembrare più piccolo. Sempre, sempre, ma tipo di 100 anni. Quando avrò 50 anni, vorrò sembrare di 0 anni. Speriamo che sia così. Perché serve, no? A cosa serve? A cosa serve? Vabbè, non lo so, serve a qualcosa. So che molta gente pensa che serve a qualcosa. Voglio l'amore della gente che pensa che serve a qualcosa, sembra più giovani. Meno male che vengo inteso come una persona di grande entusiasmo e voglia di fare. Gianluca Vacchi, esatto. Tu in realtà hai 43 anni, speriamo. Non serve un Casio. Sputacchio si godono, non ho mai fatto niente del genere. Serve ad andare più facilmente con ragazze preadolescenti. Mi sa che è solo questo, bro. Mi sa che è solo questo. Lo dici perché vuoi uscire con le minori? Ammettilo. Non mi fanno ridere molto le minori. Mi verrebbe molto difficile uscire con loro. Anche quando ero piccolo mi veniva difficile uscire con quelle della mia età. Ero anche grasso, eh. Stufone! Utente sospetto, monitoraggio. Ma che cazzo hai combinato? Ma quindi sta tipa ci sta o no? Non è una tipa. Volevo solamente fare una collaborazione con lei. È una persona che ha un canale crime. Quindi tutto ok, ragazzi. Però nel senso, stiamo attenti a sta roba qua. La gente può rompersi il cazzo. Anche se è di grande amore, l'incipit. Perciò tranquilli, idioti del cazzo. Stai tranquilli. Utente sospetto. Sei un utente sospetto, stupone.